Noi stasera vogliamo iniziare con non una canzone napoletana, ma una canzone di una cantastorie originale. Riccardo mi chiama cantastorie, ma di fronte a questa cantastorie, qual è stata Rosa Balestrieri, io veramente mi inchino perché non sono proprio degna neanche di nominarla. E con uno dei suoi brani più famosi, sapete che Rosa Balestrieri è stata una figura molto importante nella storia della musica italiana. E sentirete questa canzone da Caterina stasera perché vi renderete conto che lei ha questa voce così possente come ce l'aveva Rosa. E il titolo è Terra che non senti. Maledetto tuo momento, cara primo, l'occhio in terra, da sto inferno, sti 20 anni di tormento, culo cori, sempre in guerra, notti e giorno. Terra che non senti, che non vuol capire, che non dici niente, vivendomi morire. Terra che non tieni, o voli partire. Ci doni di farli tornare e chiangicchia e chiangicchia. Tutti stanni culo cori sempre in guerra, notti e giorno. Maledetto cu ti inganna promettendoti la luce e a frati l'ansia. Terra che non senti, che non vuol capire, che non dici niente, vivendomi morire. Terra che non tieni, cu voli partire. Ci doni di farli tornare e chiangicchia e chiangicchia. Sì, ok. Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione del libro di Gianni De Seta, Bagliori nel sole. Non potevamo iniziare in modo molto bellissimo con le voci di Lucia e Caterina. Siete state bravissime e vi ringrazio innanzitutto. L'introduzione, intanto grazie a tutti voi. Per essere qui avete sfidato il caldo anche serale, perché io me lo ricordavo più ventoso il belvedere, però vabbè, siamo tutti qui ed è bellissimo.
Volevo ringraziare innanzitutto il sindaco Giacomo Middea per essere qui stasera. Un ringraziamento va anche al consigliere delegato Adriana Ramundo e all'assessore Innocenzo Scarlato, che sono sempre disponibili. Vedo anche l'amico Carmine Scrivano che saluto, sono sempre disponibili specialmente per questi eventi culturali che allietano e voglio dire, illuminano il centro storico e il nostro comune. Ringrazio anche Alessandro Zicarelli che ci ha fornito l'attrezzatura acustica perfettamente collegata dall'amico Santino Cappadone, che anche lui è sempre qui con noi. Io non mi solo un ultimissimo ringraziamento a livello personale all'amica Filomena Anastasio, che con la sua passione segue proprio sul campo minuto per minuto tutti gli eventi dell'associazione Biblioteca Pietro de Seta, e io ti ringrazio veramente. Volevo lasciare alla fine questo ringraziamento. Non mi dilungo oltre e volevo passare il microfono al sindaco Giacomo Middea per i saluti. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, Pietro, fa caldo, solitamente è molto più ventilato, ma come dico sempre, da quando c'è questa amministrazione non si capisce più niente. Purtroppo, a parte gli scherzi, per me è un piacere e un onore essere qui. È una giornata frenetica, sono reduce dall'inaugurazione di un centro di ippoterapia per bambini autistici che con orgoglio dico che è nato qui a Fuscaldo. C'è un'altra manifestazione a Cariglio, andrò non appena avrò terminato qui, quindi è tempo di fare i saluti, non potrò purtroppo trattenermi a lungo, ma ci tenevo perché è un aneddoto che racconto spesso. Io ero un bambino con mio padre, venivo a trovare mia nonna qui a Fuscaldo Paese, abitava via Roma 38, che è l'indirizzo che dico che porto sempre tatuato sul mio cuore, e c'era consiglio comunale quel giorno, quindi papà ha preso questo bambino che ero io, ho detto andiamo a vedere il consiglio comunale al palazzo dove era prima, palazzo Mazzei, dove c'era la sede del comune, e vidi questa persona che aveva queste capacità oratorie notevoli e rimasi affascinato. Quindi io mi sono avvicinato alla politica per colpa o per merito, poi dipende dai punti di vista, quindi se siete favorevoli all'operato di questa amministrazione per merito, se siete contrari è la colpa, la potete attribuire benissimo all'amico Gianni De Seta. A parte gli scherzi, ieri abbiamo presentato un altro libro di una giovane autrice, giovane per modo di dire perché ha superato la quarantina, ma lo dico per motivi anagrafici. Filomena, mia compagna di classe all'elementare, alle medie e al liceo, mi potrà capire benissimo, tendo sempre a... quindi siamo giovani, Filomena, ce lo diciamo così ci prendiamo in giro reciprocamente. Una autrice fuscaldese, ne stiamo presentando tantissimi, e ieri ho detto che c'era questa sorta di fermento culturale che era visibile all'interno del nostro comune. Stiamo presentando tantissimi libri, ho detto a proposito di giovani autori fuscaldesi, domani ce ne sarà un altro che presenterà il libro. Pietro mi ha detto subito, mio padre ti sarà grato per l'uso di questo aggettivo, ma io lo dicevo seriamente, anche perché la qualifica di giovane secondo me prescinde da quello che è un dato anagrafico. Voi ditemi cosa c'è di più giovanile di chi trasmette in un libro quello che è il proprio sapere e che fa apprezzare ed apprendere a noi fuscaldesi anche pagine della nostra storia. Mi riferisco per esempio al primo libro che ha dato alla stampa, in cui si parla dell'eccidio dei Valdesi, che storicamente ha visto un ruolo fondamentale anche da parte del nostro comune, pagina di storia che è oscura ai più, e parlo chiaramente già di noi fuscaldesi per primi. Oppure di chi dice, così come ho sentito durante la presentazione di quel libro, che ha iniziato a scrivere, ha riempito il tempo durante il Covid, non sapevo cosa fare, mi sono messo a scrivere, e ha scritto una trilogia di libri, ripeto, che va a riscoprire pagine di storia. Quest'ultimo parla del nostro risorgimento, parla di una storia importante e fondamentale delle nostre vite che spesso noi per primi ignoriamo, e per me questo vuol dire essere un tipo giovanile al di là di ogni dettaglio anagrafico. Gianni quindi sta ponendo in essere quest'opera meritoria. Io, come vi dicevo, sono stato un suo
estimatore della prima ora, ho apprezzato quelle che erano le sue innegabili doti oratorie e devo dire che è un ottimo scrittore, perché ho letto i primi due libri, mi accingo a leggere anche il terzo e ho rivisto in quelle parole, ho rivisto scritto nero su bianco ciò che sentivo in quel consiglio comunale. Quindi ogni volta che leggo un tuo libro, Gianni, ritorno bambino. Io per questo ti ringrazio e ti ringrazio per l'opera fondamentale e meritoria che stai facendo per tutta la comunità fuscaldese. Grazie Gianni. Grazie, grazie Giacomo Sindaco per le belle parole e io passo la parola allora a Riccardo che ci accompagnerà in questa serata, grazie. Grazie a tutti, in realtà io passo subito la parola invece all'editore Marco Marchese che è alla seconda fatica letteraria di Gianni, perché il primo era la Conchiglia d'Argento, invece adesso abbiamo Bagliori nel Sole. Quindi adesso Marco Marchese ci racconterà probabilmente anche di com'è nato, insomma, questo libro con Gianni, quindi passo la parola a Marco. Grazie Riccardo e buonasera a tutte e a tutti, io sono felicissimo di essere qui perché ogni volta, in qualità di editore, ogni volta che si presenta un libro per me è assolutamente una gioia perché è il mio mestiere. E mi unisco alle parole del sindaco Giacomo Middea perché anche io sono uno di quelli che è stato catturato e attratto alla politica un po' di anni fa e mi ricordo in particolar modo che ero ma veramente un adolescente, potevo avere 15 o 16 anni, un comizio di campagna elettorale a Scarcelli sul famoso balconcino e lì sono stato rapito da questo signore con questa oratoria affascinante che mi catturò. E anche io sono rimasto impigliato proprio nelle maglie. Da lì in poi ho incominciato, come si dice, ad annusare la politica, l'ho apprezzata, l'ho fatta, la faccio e poi diciamo, ho deciso nel 2019 di fondare appunto questa casa, questa micro casa editrice, le Officine Editoriali d'Acleto. E questa sera sono onorato di presentare questo secondo libro dei tre recenti che ha scritto Gianni. Quindi dopo La Croce di Sangue e dopo La Conchiglia d'Argento, oggi presentiamo Bagliori nel Sole. Io voglio fare un ringraziamento anche a Rosalbino Santoro, mi corre l'obbligo perché, come è successo anche con il libro precedente, con La Conchiglia d'Argento, ci ha e regalato una fantastica copertina che potrete apprezzare. Mi fermo qui e che cosa dirvi? Devo fare il mio mestiere da editore, quindi abbiamo portato i libri e stasera c'è anche l'opportunità, abbiamo diciamo, portato un banchetto un po' più piccolo lì per darvi la possibilità, naturalmente per chi avrà piacere di portarsi a casa questa bella lettura per l'estate e Gianni poi dopo naturalmente si presterà magari per sottoscrivere una dedica e per fare il firmacopie. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie Marco. Adesso invece è il momento di Lucia. Lucia Quattrocchi che è una cantastorie, tra l'altro lei non l'ho detto, lo dico io, è l'unica zampognara donna calabrese, lei considera la zampogna come il soffio di Dio, giusto? L'alito di Dio che e quindi è anche un segno di quello che è la musica poi, che ricollega non soltanto il libro di Gianni, nel quale ci sono appunto richiamate delle canzoni e per cui io ho voluto tantissimo che fosse Lucia qui con la sua voce perché riesce a unire l'amore che è attraverso il libro ma anche la musica che è l'amore attraverso le parole. Prego Lucia. Grazie. Adesso faremo una canzone che mi ha chiesto proprio Riccardo ed è forse contenuta nel libro Santa Lucia, vero? Santa Lucia. Ed è una canzone molto bella, molto antica che parla di perché Santa Lucia, se voi andate a Napoli, non so se siete mai state a Castel dell'Ovo,
Quello è un quartiere, proprio si chiama quartiere Santa Lucia, ed è la prima cosa che si vede di Napoli quando si arriva con un traghetto. Quando gli emigranti andavano in America o in altre parti, quando arrivavano di nuovo a Napoli, la prima cosa che vedevano era il quartiere Santa Lucia. La prima cosa, l'ultima cosa che vedevano partendo per l'America era proprio Santa Lucia. Partono i bastimenti per terra assai lontana, cantano a bordo so napolitana, cantano patramente o golfe già scompare, e a luna in mezzo mare non voglio Napoli ma favore. Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia se giro una sana, se va a cerca fortuna, ma quando spanta se va sta. Santa Lucia tu tiene sulla nuova mare, ma più lontano stai più bella pare, e io canterò sirena cade sangue e rezza coro non vo ricchezza. Chi è nato a Napoli ci va a morire. Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia se giro un sano, se va a cerca fortuna, ma quando spunta luna lontana Napoli non si può stare. Grazie Lucia, davvero una voce unica. Adesso passiamo la parola a Pietro De Seta per la lettura di alcune parti del libro di Gianni. Prego. Alla fine del mese giunse la notizia temuta. Il re aveva tradito. L'Austria aveva deciso di intervenire con le armi per ristabilire l'assolutismo borbonico nella corte napoletana. Il Parlamento prese atto con ritardo degli ammonimenti di Ceraldi. Si riunì in seduta straordinaria ed urgente per fronteggiare la situazione e affidò l'incarico della resistenza al generale Guglielmo Pepe. Fuscaldo, superato lo sconforto della prima ora, reagì prontamente e rispose all'appello lanciato dal sindaco Lattari con orgoglio e con coraggio. E numerosi furono i giovani che si arruolavano volontari sotto il comando di Tommaso Cosentini di Aprigliano per combattere al fianco delle truppe del generale Pepe. Partirono in una grigia mattina di un febbraio freddo e uggioso. Si erano riuniti all'alba al torrione, accanto agli alberi, scheletri neri e silenziosi, avvolti nella nebbia. Improvvisamente tutti si chinarono per baciare la terra che forse non avrebbero più rivisto. Si avviarono giù per Catascero, ordinati e compatti, dietro le insegne della città, sventolando l'aquila adagiata sui colori giallo e rosso che richiamavano ancora l'antica fierezza dell'università. Dovevano raggiungere la Baia di Paola, dove si sarebbero ricongiunti con gli altri 2000 volontari che dalla Calabria avevano risposto all'appello accorato e stringente di un Parlamento che legava al destino di una battaglia il suo ultimo respiro di democrazia. Ma il 7 marzo di quell'anno, 1821, ad Antrodoco, in quella che fu la prima battaglia del Risorgimento italiano,
Le truppe austriache al comando del generale Frémont sconfissero l'esercito napoletano. Dopo 4 ore di combattimenti, la cavalleria austriaca ebbe il sopravvento. Il ritardo con cui il generale Montemayor eseguì gli ordini di Pepe fu fatale, perché consentì a Frémont di ricevere i rinforzi che decisero l'esito della battaglia. I volontari calabresi rimasero fino all'ultimo minuto a difendere le posizioni e a fronteggiare gli austriaci, insieme con pochi battaglioni di fanteria e 300 cavalieri. Ma la resistenza fu vana. Le truppe austriache, ben superiori per numero, si avviarono verso Napoli, lasciando sul campo morti e speranze. Re Ferdinando tornava sul trono con pieni poteri. L'Aurestarazione soffocava la giovinezza di patrioti indomiti e coraggiosi che avevano aperto col sangue le pagine della storia d'Italia, segnando l'alba di un nuovo giorno. Fuscaldo apprese con sgomento e con dolore la notizia della sconfitta e volle ricordare il sacrificio dei suoi figli con una solenne messa alla quale partecipò tutta la città. Erano seduti in chiesa, uno accanto all'altro, gomito contro gomito, quasi a voler trasmettere fisicamente il dolore e sentire nel contatto la solidarietà di tutto il popolo, che voleva ancora credere che nulla era definitivamente perduto. La gente raccolta sui banchi, addolorata e pensosa, era pur sempre quella insofferente e ribelle che raccoglieva dalla storia le ragioni della sua identità e della sua fierezza. Era l'erede di quel popolo che combatté Roma con Pirro e piegò sul Siri le superbe aquile romane, che innalzò lo stendardo delle sue vittorie sulla cuspide della rocca bretica e che in ogni tempo, contro tutte le egemonie, contro i Goti e i Longobardi, i Saraceni ed i Normanni, quella nuova granitica razza di titani, sui 7 colli come sull'Elce, voleva ancora fortissimamente impugnare il vessillo della libertà. E credeva fermamente che sui tumuli senza croce, negli altari nascosti, sulle urne dei martiri, sarebbero ancora nate palme nuove a rinverdire le glorie e la memoria dei caduti. Nulla del sangue versato andava disperso. Ogni goccia scolpiva sul suolo della patria il nome dei martiri che dalle nevi delle Alpi ai faggi della Sila, sulle 1000 sponde delle nostre coste, dai borghi operosi alle città in fermento, continuavano a spargere i semi delle antiche primavere italiche. Fuscaldo, raccolta in chiesa, pregava e sperava. Fuscaldo sognava, si stringeva idealmente al sogno di tutta l'Italia, consapevoli di dover affrontare ancora lutti e dolore. Mentre l'Europa si rendeva protagonista di una nuova fase storica aperta alla democrazia e segnata da conquiste costituzionali, l'Italia, già forte del suo patrimonio di civiltà che vantava una nazionalità più antica e più nobile di tutte le altre nazioni, che nello spirito dei suoi grandi, da Dante a Petrarca, a Parini, all'Alfieri, tentava di ricongiungersi a se stessa, nella gloria e nell'antica potenza, non riusciva ancora ad inserirsi nel novero degli stati indipendenti ed era chiamata ad una lotta durissima per riconquistare il suo diritto alla libertà. Fuscaldo, pensosa in preghiera, sentiva le ansie di quella vigilia e sembrava quasi voler raccogliere idealmente il testimone di tutto quel popolo di Calabria che contro i greci e contro Roma e i barbari di tutte le nazioni e ancora ribelle all'invadente prepotenza degli spagnoli e dei francesi voleva continuare a scrivere pagine di eroismo e di martirio per affidarle alla memoria e alla coscienza degli uomini liberi. E fu allora che, inatteso ed improvviso, rompendo le regole della liturgia, un grido dal fondo risuonò per le 3 navate della grande chiesa, penetrò nei banchi, percorse i marmi delle cappelle, entrò nelle tombe, accarezzò le lapidi della memoria storica, colpì al cuore la folla commossa. Libertà o morte? L'applauso spontaneo, fragoroso, liberatorio, superò le volte della matrice e, raccolto dagli angeli custodi, portò al cielo lacrime e speranze di un paese che si preparava a morire in nome della libertà. Grazie Pietro.
come avete potuto ascoltare dalle parole e dal libro che sicuramente leggerete, Gianni riesce a dare uno spaccato proprio visivo di quello che è il suo raccontare, non solo Fuscaldo ma l'Italia e anche i momenti che sono stati vissuti sulla pelle di persone che hanno lottato per la libertà e appunto alcuni hanno sacrificato la propria vita. Io a questo punto vorrei chiamare sul palco colei che si è occupata della prefazione, ovvero Caterina Provenzano, che è scrittrice, giornalista e saggista e che conosce bene Gianni, ma che conosce soprattutto bene la struttura del libro, che ha immerso se stessa per scrivere questa stupenda prefazione, che già prepara il lettore a quello che sarà questo viaggio di immagini, di suoni che noi abbiamo percepito attraverso la voce di Lucia, ma li potete sentire gli odori, i profumi. Io leggendo il libro questo ho percepito, quindi chiedo a Caterina di accomodarsi qui sul palco. Quindi io saluto il sindaco, lo ringrazio per... grazie. Facciamo accomodare Caterina. Caterina, prego. Diciamo che noi già ci conosciamo perché comunque Caterina ha precedentemente anche curato il precedente libro di Gianni e ne abbiamo parlato già diffusamente. Questo è una prosecuzione, è un libro sicuramente importante e Caterina, come dicevo prima, si è immersa in questo libro e lo ha analizzato. Io penso che già dalla prefazione si possa comprendere quello che è il lavoro fatto da Gianni, un lavoro non solo di una persona che ha scritto un romanzo storico con alcuni ovviamente tratti fantastici, ma è un lavoro minuzioso di una persona che conosce bene non solo la storia italiana ma la storia fuscaldese e riesce a rimandarcela, come ha detto il sindaco, facendo in modo che questa pietra sia qualcosa che rimanga e rimarrà, sono convinto. Quindi passo la parola a Caterina. Grazie Riccardo, sì, hai detto benissimo, magari potesse essere una pietra lanciata verso, si parlava di giovani poco fa, no? Verso i giovani. Scrittori come Gianni De Seta andrebbero letti nelle classi, cioè andrebbero letti a scuola, senza togliere chiaramente nulla ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ma il romanzo La Conchiglia d'Argento, che è ambientato nel 600 e tocca un particolare tema, quale la rivoluzione antispagnola, sta benissimo collocato in una classe sia di scuola media che di scuola superiore, perché Gianni parla ai giovani con un linguaggio giovane, una struttura sintattica e tematica giovane. È difficile anche trovare, tu che sei nel campo dell'editoria, scrittori che si pongono non come scrittori ma come possibili lettori. È molto difficile perché Gianni procede per immagini. Mi devo avvicinare? Sì, ok, grazie. Dicevamo che Gianni procede per immagini, quindi noi osserviamo, guardiamo, entriamo all'interno della storia grazie al suo racconto. Però bisogna che l'obiettivo sia più evidenziato. Queste cose vanno conosciute dai più, dai giovani. E questa sera dobbiamo parlare del terzo libro che io vedo in continuità, non solo cronologica, perché Gianni ha iniziato storicamente a trattare argomenti dal 1500 in poi, quindi 1500, 1600 e adesso siamo nel 1800. Una continuità, un marchio che è ben visibile soprattutto in questo terzo romanzo. Il marchio di Gianni è un marchio
di uno scrittore che apre una cassaforte dove lì ci sono valori che non esistono più, ma è come li racconta Gianni, perché uno può parlare sì di famiglia, di amicizia, ci sono moltissimi libri che parlano di valori, ecco, ma è il metodo, la tecnica con la quale questi valori vengono veicolati al lettore. Questo libro di cui parliamo questa sera è un libro, io l'ho trovato più complesso sia nella forma, per come è strutturato, molti intrecci, molti personaggi, divagazioni nel passato, quindi dei flashback, poi ci sono anche delle anticipazioni, ed è a tutto tondo, perché è il risorgimento di Gianni, che Gianni ci fa vedere, non è solo collocabile nell'Europa, ma addirittura in altri continenti come l'Asia. Quindi ci sono degli intrecci molto complessi, ma che Gianni riesce a farceli conoscere con una scrittura semplice e lineare, come scrivevano gli autori dell'Ottocento. Una bella scrittura, una bella parola, una bella sintassi, ecco, quindi per dare il giusto colorito. Dicevo che è un romanzo storico complesso, sia per la forma, ma anche perché tratta un argomento, quello del risorgimento, che è oggetto di un fenomeno, soprattutto ultimamente, un fenomeno anch'esso complesso, che prende il nome di revisionismo. Mai come in questo anno, 2024, sono stati scritti saggi, romanzi, insomma, sul risorgimento, su questo segmento temporale a noi tanto caro. Ciò significa, che cos'è il revisionismo? Per revisionismo intendiamo ciò che autori, politici, saggisti hanno espresso circa questo fenomeno, circa questo periodo, il risorgimento. Tutti questi saggisti, questi politici, chiaramente hanno dato letture ed interpretazioni diverse, teorie diverse, interpretazioni, qualche volta qualche teoria, qualche interpretazione sfociata anche nella falsificazione storica. Ecco. Questo fenomeno si è accentuato quest'anno per agevolare, poi dipende dai punti di vista, per agevolare, dicevo, o per ostacolare la nuova legge di riforma sull'autonomia differenziata. Ma il revisionismo si è presentato però già all'indomani dell'Unità d'Italia, quindi è un fenomeno abbastanza longevo. Ai nomi di Antonio Gramsci, Piero Gobetti, Gaetano Salvemini, dobbiamo aggiungere anche quelli contemporanei, quelli di oggi, quelli di un Lorenzo Del Boca, quelli di un Eugenio Di Rienzo e quelli di un Michele Topa. L'analisi che hanno fatto questi autori che ho menzionato, ma anche altri, non è univoca ad interpretare quegli eventi che hanno condotto all'unificazione politica dell'Italia, ma non solo sugli eventi e sui fatti. Non ci si trova d'accordo, pensate, oggi nel 2024 non ci si trova d'accordo neanche sulle condizioni economiche e sociali degli stati preunitari. Ma come erano gli stati preunitari? Ma è vero che il regno delle due Sicilie era povero? Ma è vero che il regno delle due Sicilie era invece ricco? Ecco, ancora ci si pongono queste domande dopo tantissimi anni, anche perché questa è una storia a noi vicina. Non stiamo parlando della caduta dell'impero romano o dei normanni che hanno invaso il regno. Qui stiamo parlando di un periodo a noi vicino e ancora ci si pone e non ci si trova d'accordo su alcune domande.
Non ci si trova d'accordo neanche sugli interventi legislativi e militari attuati subito dopo l'Unità d'Italia. Non ci si trova d'accordo sulla politica estera di quel periodo, di quegli anni, di come si sono mosse, di come hanno visto il nostro risorgimento nazioni come la Francia, l'Inghilterra, l'Austria. Ma è vero che il risorgimento è stato fatto dall'Inghilterra? È vero che il risorgimento è un fenomeno francese? È vero che tutti gli stati europei hanno giocato per favorire i loro interessi e non quelli dell'Italia? Mi riferisco all'Inghilterra. L'Inghilterra guardava il nostro bacino mediterraneo, quindi i Borbone dovevano essere scansati, ma mi riferisco anche alla Francia. Ecco, queste diatribe, queste tematiche ancora oggi sono oggetto di attenzione e di revisionismo. Ma come uscire da questa impasse? Come collocare il lavoro di Gianni De Seta, questo romanzo, all'interno dell'analisi storicistica? Beh, tenuto conto che nessuno storico può sostenere affermazioni basate su semplici ed arbitrarie teorie, tenuto conto anche che bisogna indagare su documenti molteplici, convergenti, tenuto conto di tutto questo, Gianni ha scritto un romanzo storico dove la storia e la storiografia si intrecciano, stanno sullo stesso piano, coincidono, senza se e senza ma. Che cos'è la storia? La storia sono i fatti, gli eventi da raccontare, la ricostruzione di questi eventi, mentre la storiografia è l'insieme delle metodologie e delle tecniche utilizzate per interpretare quei fatti. E Gianni De Seta ci è riuscito, già con La croce di sangue, con quest'ultimo romanzo si è penso si sia superato, penso sia la sintesi del suo lavoro di storico. Ecco, vedete, Gianni De Seta, forse non l'ho mai detta questa cosa, non mi ricordo, però Gianni utilizza un metodo storiografico molto particolare, e ne abbiamo avuto contezza sia nella Croce di Sangue e sia nella Conchiglia d'Argento. Questo metodo, utilizzato anche per Bagliori di Sole, è un metodo induttivo, un metodo storiografico induttivo che in genere si utilizza per le materie scientifiche. In cosa consiste? De Seta fa indagini, De Seta le interpreta, De Seta ce li espone con i suoi libri. Prima cosa. Seconda cosa, utilizza una tecnica che non tutti sanno utilizzare: partire dal particolare per arrivare al generale. È come dire, dobbiamo parlare di Federico Barbarossa e siamo una scuola della Lombardia? Parliamo di Salvini, dal particolare all'universale, al generale. Qui invece abbiamo uno scrittore che parte dalla sua Calabria, dalla sua terra, per parlare di questioni generali, totalizzanti dell'Italia e dell'Europa. Quindi dal particolare all'universale, non dall'universale al generale. Non tutti sanno scrivere così, non tutti sanno utilizzare il metodo e la tecnica che ha utilizzato Gianni De Seta. Beh, io devo parlare poco perché dobbiamo dare spazio a Gianni nell'intervista. Volevo giusto aggiungere un'altra cosa: le fonti storiche di cui De Seta Gianni si avvale
sono dirette e pertanto sono molto attendibili. Il risultato è un romanzo storico dove, come dicevo prima, la storia di Fustaldo si intreccia con quella nazionale, ma anche la storia di Paola, la storia di Rogliano, la storia di Cosenza, ecco, si intreccia e noi vediamo come in un film, ecco perché potrebbe essere anche un soggetto cinematografico. Questa è la terza volta, di questo sono sicura, perché io ho detto sin dall'inizio che i libri di Gianni sono dei soggetti cinematografici. Dobbiamo rivolgerci a qualcuno per farli diventare dei film, delle fiction. E questa è una cosa molto importante, perché significa avvicinare i giovani alle loro questioni. Gianni, come è suo solito, parla di luoghi, di personaggi, di cose, parla di amori, parla di avventure. Ecco, in questo libro, come negli altri, c'è una parte romanzata, quindi verosimile, e c'è poi la storia, quella vera. E poi ci sono questi luoghi che sono sempre gli stessi per quanto riguarda Fustaldo, per quanto riguarda la nostra terra. Accanto a Genova, Napoli, Torino, noi troviamo la rupe di Fustaldo, il torrione, il convento di San Francesco. Per quanto riguarda i personaggi, invece, accanto a Ferdinando II, accanto a Cavour, accanto a Garibaldi, che sono personaggi storici che tutti conosciamo, che tutta Italia conosce, incontriamo, pensate, il Silano. Il Silano. Giosafatte Talarico, che è un brigante calabrese di panettieri. È realmente vissuto, un personaggio reale, un personaggio che molti hanno immaginato essere un brigante buono, colui che rubava i ricchi per dare ai poveri, ed è in questo romanzo, personaggio vero. Troviamo Francesco Lattari, che fa parte poi del comitato antisommossa, Francesco Lattari, personaggio reale, vissuto veramente. E pensate, lui era il direttore dell'archivio di Stato di Napoli, calabrese lui era, e membro della commissione che si occupò di portare le ceneri di Ugo Foscolo in Italia. Questo è Fustaldo, questo è Paola, questo è Cosenza, questo è Reggio, questo è Cosenza, ed è tutta qui nel libro di Gianni De Seta. Troviamo Donato Morelli di Rogliano. Questo poverino è stato ucciso perché cospiratore, accusato di essere un giovane cospiratore. Troviamo Pasquale Ceraldi, l'avvocato di Catanzaro che ha difeso i fratelli Bandiera, calabrese. Quindi il risorgimento di Fustaldo, giustamente c'è lo storico. Quindi Gianni ci dà in mano un patrimonio storico, culturale, antropologico che noi non conosciamo. Vincenzo Federici, Carbonaro, pensate, tutti parlano dei moti del 1920. Federici, calabrese, di Altilia, sopra Cosenza, vicino Cosenza. Federici ha iniziato 10 anni prima il Risorgimento, quindi il Risorgimento è nato in Calabria nel 1811, sono stati i primi moti qui, solo che la storia poi scrive quello che ritiene giusto interpretare. Ecco. Quindi ringraziamo Gianni per aver scritto un'altra opera che ci fa capire chi siamo, anche quando non lo sapevamo. E tu ci hai aperto veramente un mondo.
In questo libro trovate le risposte a chi tenta di rivisitare, di reinterpretare la storia. Le trovate qui, in questo libro. Che ruolo ha avuto l'Inghilterra in tutto questo? Che ruolo ha avuto l'Austria? Che ruolo ha avuto la Chiesa? Che ruolo ha avuto il Papa? Lo trovate qui, in questo libro. E io ringrazio ancora una volta Gianni De Seta per avermi reso partecipe di questo, di questa meraviglia. E aspettiamo il quarto, perché è vero che c'è la trilogia, ma c'è anche la quadrilogia, no? Ok, bene, grazie veramente di cuore Gianni, grazie. Io però chiedo all'Accademia di non muovere. No, 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 hai parlato il giusto. Ma poi io chiedo di non alzarti, perché ti voglio coinvolgere nella chiacchierata con Gianni. E se c'è una cosa che da questo libro stranamente è emersa, almeno al mio avviso, è quello che bene o male un po' sappiamo tutti, che la storia purtroppo tende a ripetersi. Gianni, io adesso ti faccio una domanda, perché ti sembrerà strano, ma dal tuo libro io ho pensato a un fatto di attualità, perché dal tuo libro emerge la disparità tra nord e sud. E tutti pensano a che cosa? Dice, ah, ma un fatto antico, perché il libro di Gianni è un libro storico, un libro ovviamente che parla in maniera romanzata, ma non mi sembra tanto così, perché abbiamo l'autonomia differenziata di cui si parla tanto, che è molto attuale invece nel tuo libro. Quindi ci puoi parlare del tuo libro, però sulla base di quello che invece stiamo vivendo oggi, ovvero delle disparità da nord e sud, di questa autonomia differenziata che potrebbe andare a cambiare ulteriormente gli equilibri, soprattutto del sud, che è bistrattato come è sempre stato, e dal tuo libro lo si evince, potrebbe essere una di quelle similitudini. Tu alla fine questo poi fai come persona che racconta, ci dai degli input per riflettere. E io, leggendo questo libro, invece ho detto, guarda, la stiamo vivendo un po' questa piccola diciamo esasperazione della libertà personale, e che potrebbe diventare un piccolo lager, un piccolo ghetto. Quindi parlaci di questa tua... Quanto l'ho scritto, pensavo di aprire una bacheca, di scavare nella storia del nostro paese, le ragioni della nostra fierezza, la consapevolezza di essere figli di un grande popolo. Ma poi, una volta pubblicato, a seguito di alcuni tentativi maldestri di egoismo geografico e politico, questo libro assume una dimensione di attualità, perché riflette sulla vera unità d'Italia, cioè la mia ambizione in questo momento di considerarlo come una Bibbia di questo nuovo risorgimento. Non pensare mai che il paese si sarebbe spaccato rispetto ad equilibri di potere. Non immaginavo mai che sarebbe stato disperso il sangue dell'amore che il Sud, ma l'Italia intera, ha dato per acquisire il concetto di patria. Non pensavo mai che l'egoismo del Nord avrebbe messo in discussione la nostra Costituzione, che avrebbe tentato di massacrare la unità d'Italia. Ecco perché adesso sono felice
di averlo scritto, perché non si tratta più di rivendicare l'orgoglio delle nostre origini, ma avere un momento di riflessione su questo nuovo risorgimento politico nazionale. Ma infatti già in questo, quando si leggono i tuoi libri, lo diceva anche prima Caterina, perché andrebbero letti nelle scuole? Perché il revisionismo purtroppo è strisciante, e il fatto di aver raggiunto diciamo dei diritti, la Carta Costituzionale, adesso è rimessa in discussione, per cui molte volte io mi sono chiesto, e me lo sono chiesto anche leggendo il tuo libro, quando tu hai parlato di martiri della libertà, anche nella storia più recente, se possiamo abbiamo, io penso ad Aldo Moro piuttosto che a Falcone Borsellino, Peppino Impastato, che con la loro vita ci ricordano il valore della libertà e dei sacrifici che fanno alcuni personaggi come nel tuo libro per rivendicare la libertà, perché forse la parola libertà va alle volte confusa con non dico libertinaggio, però con la possibilità di dire qualunque cosa come nei social, però in realtà la libertà è qualcos'altro, qualcosa che è stata conquistata con il sangue, con il sacrificio, con ripeto, con l'essere se stessi e scoprirlo in guerra, sacrificando magari i familiari. E tu ci racconti, e come diceva pure prima Caterina, ci riporti a delle finestre temporali, addirittura in India. Ecco perché questo libro completa ulteriormente una trilogia che potrebbe diventare una quadrilogia, come diceva Caterina. Ma io mi faccio una domanda: in questi personaggi che tu trovi e scegli e descrivi, e li descrivi perfettamente, come fai a viverli? Cioè, tu stesso ti senti uno di questi personaggi? Perché per come tu li vivi è come se ci fossi tu realmente in quel posto, come se tu avessi fatto la rivoluzione in quel posto insieme ai tuoi personaggi. Quindi come fai a, diciamo, a trasporre nel personaggio una tale veridicità? Bisogna sentire come dalla maniera di Sant'Agostino, sentire come Ecclesia significava avvertire la pienezza della fede senza spiegarla, e sentire che il personaggio deve essere tuo, che devi sentirlo, e allora viene naturale. Io questa sera sono emozionato, perché capisco che mi sto sottoponendo ad una sfida, e vorrei che Fuscanto t'avvertisse il senso di questa sfida, ma sono emozionato anche perché si è fatto riferimento prima dai miei anni di impegno politico. Io stasera, consentite la parentesi, vedo nel pubblico tre persone, tante care, da parte di tutti, perché mi riportano indietro nel passato, dall'epoca della mia esperienza politica. Vede, io ho avuto un grande maestro in politica, che era un avversario, l'avvocato Nicola Circhio. E questa sera vedere il figlio delle due splendide figlie che mi onorano con la loro amicizia e presenza, parlo di un avversario politico, di un grande donatore, un liberale vecchio stampo a cui questo libro sarebbe piaciuto, perché Nicola
figlio era un patriota panghese costretto da una dimensione localistica non valorizzato. Quindi la mia devozione è maggiore che del passato, che si ripresenta col suo fascino, con i suoi ricordi, con le sue battaglie, con le sue intimità segrete della vita che ti fa, ti presenta il conto del ricordo, il conto di piacevole e positivo. Con questi sentimenti non è difficile rappresentare una storia. Si tratta di capire come ci si accosta. Noi siamo eredi di un grande paese. La bacheca delle nostre memorie storiche è stupenda e sublime. Lo scaldo è stato protagonista di pagine a livello nazionale. Non è soltanto quello che c'è. Io per esempio mi commuovo quando leggo le lettere di Mazzini da Donna Adelaide Faceti, che era foscandese, probabilmente della quale era anche un po' invaghito. Abito di fronte alla famiglia Lattari. Francesco Lattari è stato il primo sindaco carbonaro del sud di Foscaldo. Allora questo orgoglio, questa fierezza, io vorrei trasmetterla come atto di amore nei confronti del mio paese, però la spessa come retaggio da mio figlio e alla mia famiglia. E tu parlavi appunto di amore, che poi è quello che tu leggi attraverso, che noi leggiamo attraverso il tuo libro. Io quello che ho notato anche è la tua fede, perché tu sei una persona di fede, lo si vede attraverso i passaggi dei tuoi libri, e da credente tu secondo me apri anche delle parentesi a tuoi progetti futuri, dei quali abbiamo parlato, che riguardano appunto il simbolo, diciamo, della cristianità, che è appunto il Cristo stesso, e nel simbolo del Cristo, del sacrificio, quindi della croce, che poi tu hai richiamato appunto anche nel tuo precedente libro, c'è il sacrificio. Forse è quello che molti di noi non riescono a comprendere, cioè molti pensano che tutto sia scontato, e invece nel libro che tu ci consegni oggi, che consegni a Foscaldo, c'è un sacrificio doppio, cioè il sacrificio che fai tu nel raccogliere del materiale storico e rendercelo fruibile, perché non è facile, lo diceva pure prima Caterina, storico, storiografia, cioè è totalmente un lavoro immane quello che tu fai, perché tu prendi quello che è storia e lo romanzi, ed è diverso. Lo rendi fruibile nelle scuole, magari davvero una fiction, un film sarebbe bellissimo, però allo stesso tempo spieghi a chi leggerà questo libro che l'Italia è stata costruita con un sacrificio col sangue, e questo sacrificio purtroppo lo dimentichiamo tutti i giorni e lo svendiamo. L'Italia purtroppo oggi è svenduta, e tu lo hai detto a più riprese. Cosa si può fare a parte urlarlo come tu fai dalle pagine di questo libro, e soprattutto cosa puoi dire a un ragazzo giovane che invece magari di leggere un post scritto con rabbia sui social decide invece di leggere il tuo libro, che non è di rabbia, perché poi alla fine ci sono vincitori e vinti, ma è un libro che è sacrificio e speranza insieme, e si vedono questi bagliori di luce che secondo me sono simbolici. Bagliori della fede, della speranza, della prospettiva, che io mi auguro sia migliore per tutti.
dell'avvenire che non può essere guidato dall'egoismo del nord, da una classe politica inadeguata, insufficiente, distratta, lontana dalla realtà, ma deve ritornare dal cuore della gente, cioè bisogna amare la vita anche attraverso la fede, che non è detto che debba essere solo cattolica. La fede è quel sentimento che ti consente di apprezzare, di amare la vita. Io, di recente, subito un intervento chirurgico non facile dal nord, da Prato, del primo da Milano, cioè io per salvare la vita sono andato dal nord e siamo ancora con una visione organica dello Stato. Pensa un po' se viene affidato dall'egoismo delle regioni. Pensa allora trovare nella fede il coraggio di avere fiducia, di credere che nulla è perduto, che il sangue versato non va disperso, che se te lo leggerete nel mio libro d'un brigante come Josafat Talarico scappa dall'isola per aggregarsi con le lame dei boschetti sul piroscafo lombardo, se alla fine rifiuta di uccidere Garibaldi, sei un brigante che è capace di questi sentimenti, beh, qualche speranza ce ne sta. Grazie Gianni. Io prima di farti delle altre domande però volevo chiedere una cosa a Caterina relativa sempre alla sua prefazione. C'è una parte molto bella che dice proprio così: lo sa bene Gianni De Seta, autore del romanzo storico Bagliori nel sole, in cui narra le vicende risorgimentali partendo dall'incipit temporale del 10 gennaio 1821 fino alla siffatta Italia. Pur frequentando gli indicatori del romanzesco, ricostruisce in modo significativo gli eventi, i personaggi e i luoghi in modo autentico ed attendibile. E poi dice anche, nei luoghi di Fuscaldo, come quelli di Napoli, Genova, l'India. Io volevo chiedere questo a Caterina. Ti capita mai di vedere, insomma, leggendo un libro come quello di Gianni, una moltitudine anche di situazioni di una persona che alle volte non ha nemmeno la possibilità di viaggiare, perché Gianni ha viaggiato tanto in passato, però adesso è fermo e giustamente per problemi di salute, lo hai detto poco fa, sei costretto magari a scrivere d'inverno, magari davanti al focolare. Io questo dico, tu che sei un insegnante, hai sempre avuto a che fare con gli studenti, vedo più vita in Gianni alle volte che non in un ragazzo che potrebbe girare il mondo, e questa è la domanda che ti faccio, vedo vita in Gianni, nei racconti di Gianni, è una mia impressione o è come se Gianni fosse forse la gioventù che non vedo nella gioventù attuale? Sì, allora Gianni è un giovane, è giovane, è chiaro, e in lui è tutto chiaro, valori, sentimenti, fede, amicizia. Per quanto riguarda i giovani non hanno spazio, è perché ci siamo noi che diciamo quello che devono fare e quello che non devono fare. I giovani rivendicano il loro spazio, ma è sempre stato così, anche io ai miei tempi. Quante volte rivendicavamo cose in classe che non ci venivano date, e funziona così. I giovani oggi vogliono essere ascoltati,
nel momento in cui li ascoltiamo, parliamo con le nostre certezze, con il nostro passato, non con il futuro che verrà. E quindi questo è inaccettabile al mondo d'oggi. Una volta poteva funzionare, ora no. Ringrazio, però volevo approfondirla ancora di più, cioè in Gianni vedo speranza, invece tu che sei appunto a che fare con le persone, con i ragazzi, i giovani, nei ragazzi non la vedo questa speranza, vedo una sorta di rassegnazione, invece in Gianni vedo l'ottimismo, vedo la ribellione, ecco, quella che io ho sempre avuto, la ribellione, in Gianni vedo un ribelle, vedo una persona che non si rassegna all'età, non si rassegna alla salute, dice no, io devo scrivere un altro libro, anzi addirittura ne parliamo di quanti libri uno vorrebbe ancora scrivere, cioè tu non ti rassegni Gianni, e io in Caterina quando leggevo la prefazione dicevo ha interpretato bene il pensiero di Gianni, perché è come se l'avesse scritta a quattro mani, io non noto la rassegnazione in Gianni e noto la rassegnazione invece nei ragazzi, nei giovani, vedo un Gianni giovane che invece avrebbe voglia di fare se le forze magari lo assistessero forse di più. Gianni però crede nei giovani, i personaggi dei suoi romanzi sono dei giovani che hanno un futuro e che vedono un futuro e che fanno di tutto per arrivare alla libertà e a godere di diritti. Ora, certo ci sono giovani che magari, voglio dire, stanno lì al telefono, no? Però la gioventù di oggi è una gioventù in cammino. Ripeto, magari siamo noi che non li vediamo, perché abbiamo già dei preconcetti, oppure vediamo con i nostri occhi. Però c'è una gioventù in cammino. Gianni, da ottimista, fa vivere nei suoi romanzi, come l'ultimo, i protagonisti sono Emanuele e Cristiano, che con i loro valori, con le loro azioni, con il loro essere intraprendenti, arrivano a un obiettivo, che è un obiettivo comune. E questi ragazzi, tra l'altro, vivono in contesti diversi, poi perché ognuno prenderà le proprie strade, ma i loro talenti li sanno coltivare. Uno coltiva la scienza, l'altro coltiva l'arte, la pittura, ecco. E Gianni che vive tra i giovani, con i figli, con i nipoti, insomma, vede gente, lui sa che questo è possibile. Dobbiamo solo crederci un pochino. Il messaggio è questo. Alla fine il messaggio del libro è proprio questo. La speranza, continuare a crederci e fare in modo che un passato che sicuramente ci dovrebbe insegnare quello che è poi il futuro da costruire, non diventi, diciamo, quello che invece sta diventando oggi, magari anche con l'attualità politica. A questo punto io vorrei chiedere a Gianni proprio questo, se dovessi definire il tuo libro con la frase per esempio di un autore famoso, di una canzone, visto che comunque parlavamo di canzoni, visto che parlavamo anche di canzoni napoletane, e nel libro ce ne sono alcune che rappresentano dei momenti ovviamente del libro, quale sarebbe e perché le hai scelte? Tanto perché sono canzoni d'epoca che hanno segnato l'epoca, canzoni che hanno accompagnato la rivolta di Napoli, che hanno accompagnato tutta una città che non si rassegnava. Napoli è una città straordinaria, non si è mai rassegnata, anche se ha trovato nell'ironia quella specie di superamento di ogni disgrazia. Quelle canzoni hanno segnato un'epoca. Dio, te voglio bene assai. Veniva cantata dalla Pigna Secca di uno dei locali più belli di Napoli, vicino alla gelateria.
la scimmia e poi la sandalogia lontana della lì da piazza Mercato nel cuore della gente. E allora mi è sembrato giusto, opportuno recuperare attraverso quelle canzoni lo stato d'animo di Napoli, i suoi amori, le sue delusioni, la sua disperazione. E poi c'è Fenestra Calogive, una delle tre canzoni dell'Ottocento risorgimentale di Napoli, che io ho recuperato proprio perché anche la musica ha partecipato a quelle battaglie. Grazie, grazie Gianni. Io il precedente libro, quando facemmo una delle tante presentazioni, ti chiesi della donna, perché comunque nei tuoi romanzi la donna è sempre presente in maniera romantica, in maniera poetica, ma anche in maniera forte. Ad esempio mi ha colpito questa frase, questo diciamo passaggio: la donna spalancò gli occhi, il volto della bambina era divenuto tutto luce e gli occhi stelle ardenti, la bocca un corallo rosso, i capelli neri, lucidi, sciolti, accarezzavano quel fiore sul petto. Tutto nella stanza era silenzio. Tu sei anche, non solo uno scrittore, ma un poeta, perché se io mettessi questi versi in una canzone o una silloge poetica, immaginerei quella scena. E quindi in questo caso la donna per te nei romanzi è il simbolo dell'amore, è il simbolo eterno di un amore così grande, così disperato, che affida ad una madre, diciamo biologica, la rinuncia alla maternità in funzione del benessere della figlia. Quando la dama indiana scopre, e anticipo una pagina del libro, che è corretta di sua figlia, ma che vive una situazione di felicità, rinunzia e dice: Fatima, te lontano, ora c'è corretta, c'è la vita, bisogna la speranza. Questo è il più grande sacrificio d'amore che una donna possa dare. Grazie Gianni. Tu riesci, te l'ho detto, a portarci dove forse vuoi tu, però dove anche uno non si aspetta. E io quando leggo alcuni passaggi, ripeto, rimango fermo e dico, boh, non lo so dove le trovate queste parole. Cioè, alle volte sono veramente romantiche, come questa. Lui si voltò in attesa di altre informazioni, ma lei restò muta, appoggiata ad uno scoglio a guardare il mare e la schiuma bianca che si frantumava a riva, come i suoi pensieri sciolti alla risacca. A tarda sera mossero per tornare a casa. In alto, nel cielo blu, il cigno disegnava il suo volto tra le altre piccole stelle, raccogliendo sospiri e speranze. Si salutarono senza una parola, in un silenzio che nascondeva voci di verità. E alle volte, effettivamente, questo mi chiedo, ci sono passaggi del tuo libro che sono un po', sì, romanzo, ma un po' scavano nel tuo animo. E nel tuo animo probabilmente c'è ancora qualcosa che ci stai comunicando. Ed è probabilmente il fatto che non si finisce mai di essere innamorati? Mai. Mai. Ti amai. Bisogna continuare ad amare. Ti amare. Ti amo la vita, ti amo l'amore. E allora a questo punto io ti dico questo, avrei tanto da raccontare su questo libro, però sulla parola amore io concluderei e poi chiederei a Lucia se ci delizia di un'altra perla musicale. Io ringrazio davvero tutti, perché Gianni ha scritto veramente un'altra perla, come il precedente che si chiamava
Però io dico questo, acquistate questo libro non tanto per scoprire Gianni, perché Gianni lo conoscete bene voi, ma per tramandare probabilmente agli altri quello che è la storia, perché la storia la dimentichiamo facilmente. Gianni invece ce la ricorda quotidianamente con i suoi libri, con le sue ricerche e con il suo essere speranza. Lo diceva Marco Pannella, spam contro spam, cioè lui è speranza. Cioè Gianni è speranza, Gianni non solo cerca la speranza ma parla di speranza, ma Gianni secondo me è la speranza di poter fare un cambiamento che vorremmo noi vedere non solo a Fuscaldo ma penso in tutta l'Italia. Grazie Gianni. Allora, signor De Seta, io vorrei dedicare, perché ho dato una breve occhiata a questo libro, questa canzone, io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me, io ti voglio bene assai, perché la lingua napoletana è una lingua musicale prima di essere cantata, ha permesso la musica proprio per questo. E lei sa che cosa ha fatto unire questa canzone nel libro? Coretta ed Emanuele. Perché quando mi vira tan grife con mio gatto non negata già fatta che non mi può avere. Si d'amo tu sai, io te voglio ben assai, e tu non pensa a me. Perché in questo ho respirato col signor De Seta una boccata d'aria stasera. Io sono napoletana, si sente, però vivo da 28 anni qui in Calabria. A Napoli ci torno, mi mangio la pizza, mi prendo il meglio, guaccio la mia famiglia, però io sono innamorata di questa terra. Una terra dove io storicamente mi sono ritrovata con lui. È una terra che non è seconda a nessuno, anche io viaggio spesso. E quindi è come se avessi respirato una boccata d'aria. Viviamo in mezzo a tanta gente rassegnata, soprattutto i calabresi, che pensano di non avere un'identità. Invece tante cose sono nate qua e io sono fiera di essere stata adottata in Calabria. Grazie. Grazie a tutti davvero, grazie a Lucia e buona serata. Alla prossima.
Il libro, ovviamente, se volete acquistarlo, è lì alla vostra destra.